usciamo dal padiglione Self Comic Pro Pedisse Voglia e spostiamoci all'inferno, ovvero al padiglione Games, che quest'anno però non è stato un inferno appunto, perché le dimensioni dei padiglioni sono cresciute molto, il padiglione è più alto, più spazioso rispetto agli altri anni, almeno così mi è sembrato, tanto da avere un info point su due piani. E lì in realtà ci sono stato non tantissimo, quindi non ho potuto avere tempo per studiare bene tutte le novità. Tanti giochi presentati in fiera, da giochi di ruolo, di carte e da tavola, non ho potuto vederli tutti perché appunto sono stato poco tempo nel padiglione Carducci, ma ci tengo a citarne uno in particolare, ovvero Bang Duel, che è la versione per due giocatori del celebre gioco di western di carte della Da Vinci, ovvero Bang, e ci tengo a citarlo perché le illustrazioni di questa versione sono ad opera di Rossana Berretta, un'amica e disegnatrice di Baltasar, un fumetto che penso di aver già citato sul blog e che vi invito a scoprire se non conoscete ancora cercandolo su internet. E altro gioco presentato, l'attesissimo Bruti, con disegni di cibi, e Squillo di Manuel del Castro e poi tanti altri titoli. Penso che presto vi parlerò di un nuovo gioco ad opera con illustrazioni di Manuela Soriani, ma di questo ne parleremo. Ovviamente illustratori presenti nella sezione Games, alcuni tra i più bravi a livello mondiale, ricordiamo appunto Sirulio, di cui ho già parlato prima, ma anche Manzieri, Argyle, Kartopinski, Barbieri, Orizio, Barrillo, davvero dal lato delle illustrazioni una gran bella lucca. E questo si dimostra ulteriormente andando a guardare sul sito apposito le illustrazioni create nell'area performance, la cui vendita che è stata fatta per beneficenza, veramente dei capolavori. Giochi, ma anche videogiochi, ovviamente divertente vedere le partite di FIFA con telecronaca in diretta, bravi telecronisti, ho assistito un pezzo di partita. E poi i costumi, katane, Magic, Pokémon, veramente un po' di tutto in questo padiglione Games. Che altro dire, abbiamo già fatto i complimenti all'organizzazione per la gestione di quest'anno. Mi sono tagliato il giovedì, che è stato il giorno di pioggia, e quindi ho beccato stranamente, forse la prima volta in tanti anni, una Lucca totalmente asciutta con tre giorni di sole bel tempo, anche se comunque da una certa ora in poi, quando le temperature si abbassavano, gli standisti degli stand vicini alle uscite e alle entrate pativano un po' il freddo. Questo è da tenere conto, perché non deve essere piacevole. E infatti io anche penso di essermi preso un raffreddore, questi caldo freddi continui. La regia pure. Altro consiglio da dare agli organizzatori: non mi sono ancora fatto bene un'idea se è stato bene o male, lo vedremo nella scelta poi se continuare questa strada o meno, e la decisione di far durare di più il sabato di un paio d'ore. Non tutti parlo degli espositori con cui ho parlato, sono rimasti contentissimi di questa decisione, perché a quanto sembra comunque sono state due ore più morte e forse non è valsa la pena rimanere di più aperto.
sempre questo, gli organizzatori penso che lo chiederanno e decideranno cosa fare. E niente, saluto tutti gli amici che non ho potuto salutare perché nel via vai della Fiera Lucchese è difficile magari rincontrarsi e salutarsi, quindi Andrea Cavaletto, Francesco Biagini, bravissimo come al solito, e gli amici di Cronaca di Topolinia, di Mess, tutti gli artisti della Comics Area, Andrea Enrico, davvero, Nicola Genzianella, tutti quelli che, Nick Guerra, tutti quelli che non saluto esplicitamente si sentano salutati, perché poi magari mi rifarò anche con loro nel post. E boh, quindi penso che questo Play Weird Project notturno possa dirsi compiuto, e non credo che andrò alla Lucca